Ciao Giorgioline, questo è il primo video che mi vedete con la frangia, che sì, ho fatto tantissimo tempo fa, però prima ho dovuto caricare dei video nuovi, perché ne avevo da caricare veramente tanti. Quanti saranno stati? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una decina di video, no? E quindi praticamente, non so, forse un mese fa, boh, comunque la situazione è questa qui. Cioè, in realtà, apro una parentesi, io sto registrando questo video dopo 2 giorni che ho fatto la frangia, però so che lo caricherò dopo tanto tempo e quindi parlo al futuro, però tanto voi lo vedete tra tanto tempo. Comunque la situazione è questa qui, ovviamente tra un mese la modificherò, e perché cioè voglio fare un altro specie di taglio. Questa era una prova, diciamo, quindi la volevo, poi aspetto che si allungano un po' e faccio un'altra specie di taglio. Comunque, io cosa consiglio per la frangia? È un trucco un po' più marcato del solito perché secondo me sta bene. Volevo farvi vedere gli acquisti che ho fatto oggi, perché sono andata a comprare un po' di cancelleria. Non so che molte ragazze sono appassionate di cancelleria e quindi volevo farvi vedere, qui c'ho la busta. Volevo farvi vedere cosa ho comprato. Ho comprato anche tipo delle calze, delle mutande, cose del genere. Sono un po' mischiate. Vi faccio vedere prima. Devo vedere che cose così. Allora, avevo comprato questi due slip, neri semplici, perché sai, quando una donna ha le sue cose si sente più a suo agio con gli slip neri. Poi sinceramente il nero mi piace. Poi ho comprato questi qua che sono scritto leggings. Sono ovviamente, vabbè, sono delle calze. Ora io le strappo perché ho le unghie spezzate. Sono delle calze così, che sono come quelle nella foto praticamente. Mi piacevano davvero tanto perché io ho intenzione in questo inverno di, sapete, cambiare un po' il look anche di vestiario. Quindi volevo comprare quei maglioni lunghi e con le calze sotto e gli stivali, secondo me sono molto belli. Quindi ho fatto scorta di calze, quindi quelli lì, proprio di 70 den, che io non mi intendo di den 40, cioè d'estate prendevo i 20 e quindi ho detto vabbè, l'inverno farà molto molto freddo, quindi anche se metto solo queste, secondo me va bene, poi non so, fatemi sapere voi. E le ho prese nere, le volevo prendere 70 den nere, però non c'erano, quindi ho preso 50 den marroni. Perché no, ho sbagliato. Volevo prendere le 70 den anche marroni, però siccome non c'erano, ho preso i 50 den marroni. E poi ho preso questa canottiera qua della Pompea. Questa l'ho pagata, non c'era scritto, ma mi sembra 6, 5, 6 euro. Che non so se è tutta aggrappata. Beh, come è cascato. No, comunque è blu, cioè la canottiera normale, vedete? Vado un po' a caso. Allora, ho comprato gli evidenziatori e stavolta ho preso questi piccoli qui, sottili, perché uno nell'astuccio c'entrano, perché io avendo quelli grandi, cioè io ho due astucci pieni di pennarelli e cose varie, no? E quindi non mi entrano. E quindi ho voluto prendere questi evidenziatori qua, che l'ho pagati 5 euro, mi sembra, non lo so. Che sono della Stabilo. La Stabilo è una buonissima marca, cioè a mio avviso, secondo me. Poi ho voluto prendere questa cartellina qua che mi servirà, mi sto tirando in faccia, che mi servirà solo per metterci tutti i fogli dei vecchi anni passati, perché ho il quaderno ad anelli per diverse materie, per non buttarli via, perché alla fine sono sempre, è sempre cultura, come i libri non si butta via niente, anche se prima o poi, boh, non so cosa ne faccio, perché alla fine se non li uso più, vabbè. Poi ho preso tanti quaderni, tutti della monocolor, no, sì, monocromo. Ho preso questo qui, che non mi ricordo per cos'è, forse inglese, non me lo ricordo. Questa economia, mi sembra, no, non mi ricordo le materie, non me lo ricordo. Poi un altro a righe. E poi ho preso una rubrica per le parole di inglese, perché vuole lei. E poi ho preso questo quadernino qua che lo utilizzo per le domande di diritto, perché lui fa gli appunti e poi facciamo le domande, quindi me le scrivo tutte in questo quaderno. Poi ho preso bianchetti, perché quello che ho io, che è questo sgorbioso, quindi non sta finendo, no? E questi qua erano quelli che costavano meno e poi vabbè, che se ne frega, c'ho anche il correttore quello lì veloce. Poi ho preso tre colle per non prendere che poi ho scoperto che a me la Prit mi dura veramente poco, anche perché in classe mi dai la colla, mi dai la colla, mi dai la colla, quindi prendo queste qua che pagate poco, guardo un po' come sono. Poi da tanto tempo volevo prendere le graffette queste giganti,
Finalmente le ho trovate e le ho prese. Spiccate, ce ne sono solamente 15. Poi una spillatrice, perché tutte quelle che abbiamo non hanno... È venuto un lampo enorme. Tutte quelle che abbiamo non hanno le graffettine, no? Non si sa che cosa prendere, quindi si è preso queste qui con la ricarica. E poi... No, il treno proprio adesso, no? È passato il treno. E poi volevo provare a prendere il patafix, perché io vorrei attaccare le foto sul muro, e visto che attaccandole con lo scotch... Ma che è? C'è odore di schiacciata bruciata, boh. Comunque attaccandole con lo scotch al muro si sciupa, e quindi voglio provare il patafix. Se poi è una gran cagata ci faccio le formine, suppongo. E nulla, qualcosa troverò da fare. E nulla, questo è finito. Tutto quello che ho comprato è stato questo. Ah, poi inoltre avevo comprato quando ho fatto la frangia, ho comprato anche i cristalli liquidi per i capelli, perché l'avevo finiti e quelli erano di un centro commerciale, non di Carrefour, della Coop. Questi là sono quelli che usano nei parrucchieri. E sono della marca Kalmar. Penso che la Kalmar sia una marca professionale, dato che lo usano, cioè l'ho comprata dalla mamma. E quindi penso che... Non vi so dire il prezzo, perché deve... Cioè, io l'ho preso e poi lei lo pagherà. Quindi non lo so. Comunque noi abbiamo lo sconto. Cioè, nel senso, io la mia schiuma non la pago 18, quanto costa. La pago, mi sembra, 7. Quindi è proprio la metà, praticamente, no? Cioè, basta. Era una haul... Come si può chiamare questo video? Haul di cancelleria. Sì, vai. Era una haul perché so che a molte ragazze piace vedere cose di cancelleria. A me piace molto comprare cose di cancelleria. Comprei i post-it, 30.000 post-it, tutte le forme, ma non li userei mai praticamente, guardate. Questi li avevo comprati anni fa e sono praticamente nuovi, perché so, cioè, non si incollano bene, no? E si staccano subito, però mi piace avere quei cosi colorati. Poi mi piace comprare tanto gli evidenziatori. Ne ho tanti, ma finiti, ecco, e tipo l'arancione e il celeste, e non ho mai avuto il verde, non ho mai avuto il rosa. Vabbè, cioè hanno messo anche il rosa, ma secondo me è un rosa carino. E quindi questi qui non li avevo quasi mai avuti, quindi li ho voluti prendere. Comunque, tanto per capirsi, i miei astucci, cioè, uno è dove ho tutti i pennarelli, ne ho davvero tanti, anche lo specchietto, vabbè. Cioè, ho davvero tanti pennarelli. Però ora devo fare un po', cioè tipo il marrone, che me ne faccio. Però dico, ma se magari devo disegnare una cacchetta sul diario, non ho il marrone, come faccio? Diciamo che normale, ho altri pennarelli più piccoli, però tutti i pennarellini, burro cacao. Io sono, cioè vado, per queste cose vado matta. E poi ho tutto, cioè tutto, vedete, con la punta girata verso destra. Tutto deve essere con la punta girata verso destra, sia che sia forbice, sia che sia bianchetto, lapis, tutto. Sono un po' perfezionista su questo lato, ma lo so, purtroppo non posso farci niente. E nulla, io spero che vi siano piaciute le cose che ho comprato, perché sono molto fiera di questi, non voglio trovarli, e delle enormi graffette che nel diario secondo me sono belline, a me mi piacciono tanto. E poi adoro tanto il colore di questo monocrome. E nulla, adesso vado a mettere a posto e ci si vede al prossimo video. Ciao a tutte!